Perfetto. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Questo video inizia super frenetico e super in modo esaltante perché oggi arriva la carta da parati. Allora, come potete vedere, questo è il solito angolo in fondo del loft in ingresso. È un po' triste, no? Un po' anonimo. Quindi abbiamo deciso di appiccicare la carta da parati e renderlo e dargli un pochino di carattere. Posare. Appiccicare is the new posare, comunque, sappilo Jimmy. Quindi la carta da parati che abbiamo scelto è quella di inchiostro bianco ed è meravigliosa perché l'abbiamo scelta proprio in tema Bloomwell. Sono un po' di fiorellini, mi ricorda anche un pochino Cavecchia, perché è un po' di casa rurale, casa di campagna. Insomma, se vi dico il nome vi farà impazzire dal ridere, si chiama Camporella. Adoro profondamente, cioè non dico che l'abbiamo presa apposta perché è simpatica e divertente, ma un pochino c'è stata questa fatica. È arrivata proprio stamattina e abbiamo subito chiamato il posatore perché abbiamo l'evento il 20 e quindi abbiamo pensato sarebbe bellissimo che le ragazze o comunque chi viene, insomma, la carta parati sia già stata posata. E quindi, yes, siamo riusciti a organizzarci, verrà oggi pomeriggio. Ovviamente, siccome le cose si incastrano sempre bene, ma mai del tutto troppo, oggi pomeriggio verrà anche l'elettricista a montare lampadari e LED. Vi avevo già fatto vedere nello scorso video che stavamo cercando una soluzione per questa meravigliosa lampadina. Comunque, ciao a tutti raga, qui Team Bloomwell. abbiamo trovato la soluzione con dei pannelli LED che fanno una luce diffusa perfetta. Quindi oggi pomeriggio viene anche lui a posare, a montare questi e... Oggi pomeriggio festone! Sì. Oggi pomeriggio il loft, cioè, cambia totalmente, non so, pazzesco! Cioè, pazzesco come io mi sono svegliata stamattina con... vivendo in un loft, stasera praticamente sarà totalmente diverso. Che figata! Svuotato tutto e liberato, siamo pronti a trasformare quella parete. Non vedo l'ora! Sarà bellissimo perché è proprio lo sfondo, cioè si entra e la vedi. Quindi, come cambierà? Non vedo l'ora! Luna, monitoraggio, lavori. Sono arrivati e si inizia, yes. Umani, fate bene perché a me piace vedere il muro bellino. Grazie, grazie. Ma ragazzi, ma poi la velocità della luce, eh. Cioè, non dico che sono arrivati mezz'ora fa. Wow, wow, wow. Quanto sei esaltata? Quanto sei esaltata? Sei esaltata? Vedo. Ma tantissimo. Raga, oggi giornata devastante. E nel frattempo è anche arrivato l'elettricista che giù sta montando i LED e tutto. Noi ora abbiamo giusto davvero 25 minuti per pranzare e entrare in due call, una dopo l'altro. Poi io questa sera ho una live. Io devo seguire la live. Però meraviglioso, wow, wow, che energia. Oggi sono super esaltata, yeah! Pranzo! Mi sa che questo sarà un vlog, arrivare fino all'evento sarà tosta, quindi visto che è un vlog vi faccio vedere che cosa mangiamo. Quindi abbiamo, un po' di iso un po' alto, abbiamo delle uova strapazzate con farinata che abbiamo preparato per le ricette di Bloomwell, quindi... Se seguite le ricette di Bloomwell, se siete parte di Bloomwell ce le avrete. Melanzane cotte in friggitrice ad aria, super easy. Qui c'è un po' di spalmabile perché si mette un po'. Invece l'avale qua giù, in
insalatona. Ha fatto lo svuota frigo. Esatto. Ha preso la roba dal suo frigo e ha detto: sentite, io vengo, me lo svuoto, ok? Un'insalatona di pollo con gallette. Direi voilà. Questa mattina siamo a Malpensa! Così, a caso. Va bene l'entusiasmo per partire per Sharm, ma manca qualche giorno. Insomma, ora ti sei messa un po' troppo così, avanti. Sono arrivata a 20 giorni, ora faccio il capanno. No, vabbè, adoro. Siamo all'evento di Ethiopian Airlines e African Explorer alla scoperta del Sudafrica. E ci siamo, che figata! Adesso saliamo dentro, andiamo sotto l'aereo, sotto! Raga, non sono mai stata sotto l'aereo. Wow! La fotomotoria è bellissima, però ecco, rischiamo la vita. Facciamolo partire. No! Siamo sotto l'aereo! Mamma mia, ma guarda quanto è grande questa roba! Ma che figata! Che figata! Ho trovato la soluzione per tutti i viaggi con Jimmy. Cavoi! Non parla, dormo. Raga, siamo entrati nella cabina per fare la foto, tranquilli. Hanno detto che non ci faranno guidare, anche perché non penso che siamo le persone più adatte. Cos'è sto bottone? No, la... Cos'è sto? È questo? Oh. Praticamente per girare per Malpensa ci hanno dato questo badge e dice che se lo perdo la multa può andare dai 1032 ai 6200. C'ho un'ansia, cioè ho tipo 6000 euro fra le mani, per dire. Siamo giunti alla conclusione di questo vlog. Io in realtà ho già iniziato quello dopo, quello dell'evento che ci sarà domani qui al Bloom Lab, quindi sono un pochino dentro tutti i preparativi, ma no spoiler perché sarà il prossimo video. Quindi so che non vi ho ancora fatto vedere il risultato finale del lampadario, vediamo se riusciamo a montarlo entro oggi, altrimenti ve lo farò vedere la prossima volta. Come sapete, alla fine in questi vlog c'è sempre una cosa alla volta che accade, ma siamo super super felici, questa carta da parati proprio cambia totalmente il look dell'ambiente e lo rende veramente speciale. Io sto già iniziando a pensare nella parte bianca in alto di far mettere una scritta LED Bloom Lab o Bloomwell, quindi sarà anche questa sicuramente, ma in futuro e con calma. Qui le luci della cucina sono veramente perfette, perché noi cercavamo in realtà non qualcosa di estetico, perché il soffitto è molto basso, quindi delle luci molto pendenti sarebbero state un po' pesanti, e comunque in mezzo anche ai video, quindi cercavamo qualcosa di veramente super minimal che facesse un'illuminazione un po' più tecnica per quando filmiamo. Basta, sai che in questi video non vi sto portando troppo dentro il mio mondo un po' fitness, allenamenti eccetera, ma più vita quotidiana, ma la verità è che non mi sto allenando praticamente per nulla, perché appunto devo stare dietro a tutte queste cose, ma this is life. Quindi se anche voi quando siete in un periodo pieno non riuscite a trovare il vostro momento da dedicare all'allenamento, impegnatevi, perché è un momento che vi aiuta anche a rilasciare un po' la tensione, lo stress eccetera, però se non riuscite veramente, pace, next time, e un giorno alla volta, raga, un giorno alla volta.
Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia riuscito a trasmettervi un pochino del mio entusiasmo. Sono stati 2 giorni belli carichi, molto diversi fra loro, ma belli carichi di adrenalina. E basta. Io continuo con l'altro vlog. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!